dimenticato. Bene, ora che ci siamo tutti possiamo cominciare. Chi vuole iniziare? Giacomo, partiamo da te. Come va con Alice? Non so se ne voglio parlare di fronte a questi due. Avanti, ne abbiamo già parlato. Questo è un gruppo aperto, nessuno escluso. E poi, avete tutti lo stesso problema. Siete tra amici. Non usare quella parola con me. Sono donne, che cavolo ne sanno dell'argomento? E poi, perché devi essere tu a comandare? Perché lui è riuscito ad uscire, tu no. Giacomo, dacci un taglio. Ogni giovedì è la stessa storia. Con Marco le cose non stanno migliorando. Mi chiamo Sabrina, ho 16 anni e sono una bugiarda. Sono entrata nel gruppo di ascolto per Frienzonati Anonimi, creato da Mirko, solo perché sono perdutamente innamorata di lui. Andiamo, guardatelo, non è bellissimo. Grazie Sabrina per la tua condivisione. Avete qualcosa da suggerirle? Jack. Due cose. La prima, magliette più scollate. La seconda... No, era solo una. Il solito idiota. Lo vedi come fa? Io cerco di aiutarla e non apprezza mai. Quello che forse Giacomo cerca di dirti è che per uscire dalla friendzone potresti mostrarti più femminile. Certo, grazie Mirko. Raffaele, ma che fai? Prendi ancora punti? Certo, ho anche stilato delle regole da seguire. Cioè? 1. Mai farsi dare consigli dalla ragazza che ti piace su come rimorchiare. Ma secondo te Alessandra ci starebbe se la invitassi al concerto di Gigi D'Alessio? 2. Non ascoltare mai e poi mai i suoi problemi con i ragazzi. Hai perfettamente ragione. Stefano non doveva darti buca al cinema l'altra sera. E 3. Disponibile, ma non zerbino. Ma no, che non mi pesa. Portarti lo zaino per le prossime 10 ore di trekking. Hai dimenticato una regola. Evitare gesti che le facciano dire cose come che dolce o che tenero. Povero Peter. Trattato dalle sue amiche come una specie di bambolotto perché sembra un ragazzino delle medie. E poi c'è Beatrice, una ragazza timidissima, incapace di trovare il coraggio di dichiararsi al suo migliore amico Michele, che si è trasferito a Sydney. E Raffaele, bloccato nella friendzone da ben 5 anni, ma è un inguaribile ottimista. Sai, noi siamo amici da tanto tempo e pensavo che potessimo diventare qualcosa di più. Ci stavo pensando anch'io e sono contenta che abbia iniziato a parlarne te. Vorrei che la nostra relazione... facesse un passo in avanti. Davvero? Certo, diventiamo migliori amici. Stavo pensando alla stessa cosa, sì. Infine c'è Giacomo. Beh, lui ha semplicemente un pessimo carattere. È uno che piace alle ragazze, ma non si è ancora ripreso dal rifiuto della sua amica Alice. Beatrice, tu vuoi raccontarci qualcosa, leggerci qualche messaggio di Michele? Beh, ieri mi ha scritto, vorrei che tu fossi qui. Io gli ho risposto che prendevo il primo volo. La sua risposta è stata, ha 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 ha, hai sempre voglia di scherzare. E poi chi baderebbe a Charlie? Charlie? E così, tra 2 settimane parti per un anno per Sydney. Sì, ma non fare quella faccia triste, ci sentiremo spesso. Ma non ci credo molto. Ma sì, dai. Anzi, sai che ti dico? A Capodanno sei libera? Sì. Sicura? Sì, sì. Non è che magari vai a qualche festa? No, ma ti pare. Bene, perfetto. Allora possiamo vederci, dai. Sì. Così ti posso lasciare Charlie. Il mio coniglio. Ah. Sì, sì, sai, quella sera devo uscire con Laura e il mio coniglio ha un po' paura dei bot. No. Mi fido, lasciarlo solo. No, sì, sì. Non ti preoccupare, ci penso io. Grazie, sei la migliore. E hai ancora il suo coniglio? I suoi non vogliono badarci. E poi io mi ci sono affezionata. È come avere Michele lì. Beh, insomma, ammetto che avremmo cercato di essere disponibili, ma non zerbini. Dite che tenevi il coniglio da zerbini? Beh, sì. Bene, si è fatto tardi. Anche per oggi abbiamo finito. Ci vediamo giovedì prossimo. Ciao, ragazzi. Ciao. Ancora non gli hai detto la verità? No.
Scusa, ma cosa pensi di ottenere rimanendo nel gruppo dei frenzonati? Senti, ho un piano. Aiuterò tutti con i loro problemi. Così Mirko resterà così tanto colpito dal mio buon cuore che mollerà la strafiga di terza e si metterà con me. Allora, Bea, non siamo mai entrate molto in confidenza io e te. Ad esempio, posso essere schietta? Secondo me il tuo problema con Michele si risolverebbe tranquillamente se tu gli dichiarassi i tuoi sentimenti. Mamma mia, che idea originale! Non c'è mai stato ancora nessuno qui! Ma no, lo sai che sono timida, non ho il coraggio. Secondo me hai solo bisogno della giusta spinta. No, no! Sabrina, ti prego! Sì. No, no, no! Cosa c'è? Fatto. Si è sbrigata il cervello. Ho solo fatto quello che lei non aveva il coraggio di fare. Dovrebbe ringraziarmi. Ma cosa hai fatto? Oddio santo, l'ha già visualizzato. Ma che cavolo ci fa a sveglia a quest'ora? Da me notte fonda! Oh, cavolo, mi hai risposto. Mi spiace, ma sono fidanzato da 2 mesi con Laura. A proposito, mi puoi fare un'altra ricarica da 20 euro per il cellulare? Sai, parlando con Laura ho consumato tutto il credito. Grazie in anticipo, sei la migliore. Una ricarica. Una ricarica? Cioè, aspetta. Io sono innamorata di lui. Quel cretino mi rifiuta e mi chiede altri soldi per parlare con quella Sabrina, sai se Beatrice sarà assente anche oggi? Non credo verrà più. L'altro giorno l'ho aiutata a risolvere finalmente il suo problema. Ok, non aiuterò mai più nessuno. Sono negata. Ottimo, brava Sabrina. Nel frattempo Raffaele aveva preparato una specie di ricerca e voleva esporcela. Sì, insomma, ho studiato il tema della friendzone nei film in cerca di qualche suggerimento. Allora, in Forrest Gump il protagonista esce dalla friendzone con Jenny diventando miliardario. Non è un metodo che possiamo adottare adesso, però teniamolo in considerazione. In Harry ti presento Sally, Harry fa a Sally una bellissima dichiarazione d'amore in cui apprezza tutto della sua migliore amica. Ci mette circa 12 anni a conquistarla, ma è pur sempre una storia a lieto fine. E poi, come celebre coppia gay, abbiamo Sam e Frodo, il Signore degli Anelli. Ma non sono gay. È evidente che tu non abbia capito nulla della trama del Signore degli Anelli. Lasciate perdere i film. Perché? Beh, c'è sto film, Love Actually. L'avete mai visto? Sì. Io no. C'è sto tizio nel film che è innamorato della moglie del suo migliore amico e per dichiararsi fa sta roba dei cartelli. Alice diceva sempre che era il suo film preferito, che avrebbe voluto che un ragazzo facesse così con lei. E io, imbecille, l'ho dato retta. Ho fatto la roba dei cartelli, capite? E lei mi ha riso in faccia. Mi ha detto che non le sono mai piaciuto. Quindi lasciate perdere il film. Dicono solo una marea di stronzate. Anche per oggi l'ora è finita. Mirko, hai un po' di... Certo. Ah, no, scusa. Perché oggi è il nostro anniversario, c'è Giulia che mi aspetta. Ci vediamo la prossima volta, eh? Ciao! 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 Ma tu stai piangendo? È successo qualcosa con Marco? Con Marco? No, nulla di nuovo, sono solo... una stupida che non riesce ad arrendersi all'evidenza. No, non sei una stupida. Sei solo un po' acida e troppo impulsiva a volte. Vedo che sei bravissima per sentire meglio le ragazze. Senti, non sei perfetta, ok? Però non posso dire che tu sia una brutta ragazza. Ti potrei definire decisamente bella. E quando non fai quell'assurdo atteggiamento sulla difensiva, sei simpatica e mi fai ridere. Se Marco non lo capisce, beh, è lui lo stupido. Lo dici solo per farmi sentire meglio? No, il bello di non essere amici è che non mi interessa mentirti. Dai, andiamo che ti offro una cioccolata calda. Con la panna montata? Adesso, non esagerare. Suicidio sociale fra 3, 2, 1... Ciao Mirko, hai tempo ora? Sì, scusa se l'altra volta sono dovuto scappare via. Sono qui per dirti la verità. La so già. No, no che non la sai. Marco non esiste, sei entrata nel gruppo dei frenzonati soltanto perché ti piacciono dei membri. Lo sapevi? E cosa ne pensi? Credo che anche lui ricambi i tuoi sentimenti. Davvero? Certo, si vede lontano meglio che pure Giacomo prova qualcosa per te.
Giacomo. Sì, pensi che non mi sei reso conto dei punzicchiamenti continui, degli scherzi. Ti ricordo che pure io ci sono passato con Giulia. Oddio, hai ragione. A me piace Giacomo. A me piace lui. Devo andare. Sta un po' attenta. Scusami, stavo cercando proprio te. E perché sembri felice? Perché voglio uscire con te. Cosa? Ho detto che voglio uscire con te. Guarda che non sarò mai tuo amico. Me lo prometti? Beh, le cose non erano andate esattamente come le avevo programmate, ma non mi lamentavo. Beatrice mi ha perdonata e ha finalmente capito che Michele era solo un opportunista. Il coniglio ha deciso di tenerselo. Peter ha capito che in fondo non è così male farsi coccolare dalle sue compagne. E Raffaele? Beh, lui giura che è andata così. Senti Carla, io mi ero preparato un discorso, un bellissimo discorso, sul fatto che sono innamorato di te da 5 anni. Cosa? Non capisco! Hai ragione, dovremmo provare ad uscire insieme, ma non come amici. Quindi anch'io ti piaccio. È che l'altro giorno ti ho visto ridere e scherzare con quella smorfiosa di Camilla e ho capito che mi piaci. Come? Bastava quello?